Una volta Don Gino mi disse: Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Una volta Don Gino mi disse: Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Milano, primi anni 90, io ero da poco in città, nella Milano da bere, periodo di siccità. La foto degli anni 80 era sbiadito i colori, si era incrinata sia dentro di me e pure fuori. Ma come insegnano i saggi, le cose vengono apposta per insegnarci qualcosa, per rilanciare la posta. Avevo molta energia e molta confusione, amavo questa città che accoglie le persone. Vagavo come Pinocchio fidandomi di tutti, i locali alla moda, i marciapiedi, i baretti, le sale prove, la radio e poi mangiare un boccone nell'osteria dei Navigli da Vincenzone. Fu lui che da ateo convinto ebbe l'autorità di presentarmi Don Gino, che una sera era là, all'osteria Gran Burrone, sui Navigli a Milano. Una volta Don Gino mi disse: Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Onnipotente non sei, ma qualcosa puoi fare. Onnisciente non sei, ma qualcosa mi puoi insegnare e qualcosa la puoi imparare. In ogni luogo non sei, ma da qualche parte puoi andare. Possiamo andarci insieme se vuoi. Ero un ragazzo diventato famoso da poco, con il pallino del mondo come un terreno di gioco, dove sudare, segnare, fare qualche passaggio, cadere a terra, rialzarmi, ritrovare coraggio. Ma non capivo un cazzo e non lo capisco ancora, è tutta adrenalina, è tutto grasso che cola. Parlavo tanto con Gino, gli domandavo chi sono, mi disse: non mi interessa, ma avrai qualcosa di buono. Se quando canti la gente davanti a te sta bene, è questo che devi fare e prendi quello che viene. E a Capodanno quell'anno, invece di andare via, andammo a fare un concerto al carcere Beccaria. Non vi farò la morale, ma tra i ragazzi la cosa che mi colpì fu che Don Gino era per loro una speranza di non essere mollati una volta fuori di lì. Una volta Don Gino mi disse: Dio esiste, ma rilassati Lorenzo, non sei tu. Onnipotente non sei, ma qualcosa puoi fare. Onnisciente non sei, ma qualcosa mi puoi insegnare e qualcosa la puoi imparare. In ogni luogo non sei, ma da qualche parte puoi andare. Facciamo un pezzo di strada insieme se vuoi. Don Gino è un uomo importante, è una preghiera vivente, è un vero mistico, per questo sta in mezzo alla gente. Con la sua giacca da metalmeccanico ammessa e la Milano degli ultimi come terra promessa, Don Gino mi ha sposato, ha battezzato mia figlia Teresa. Don Gino è un piccolo uomo, ma è spazioso come una chiesa. Don Gino c'ha 80 anni, noi siamo amici da 30. Voglio gridare alleluia, voglio sentire che aumenta. Voglio gridare alleluia, voglio sentire che aumenta. Voglio gridare alleluia, Don Gino, buon compleanno, fratello! Una volta Don Gino mi disse: Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Una volta Don Gino mi disse: Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Onnipotente non sei, ma qualcosa puoi fare. Onnisciente non sei, ma qualcosa mi puoi insegnare e qualcosa la puoi imparare. In ogni luogo non sei, ma da qualche parte puoi andare. Possiamo andarci insieme se vuoi. Buon compleanno, Gino!